questo nuovo vlog. Oggi per la prima volta sto realizzando un vlog. In realtà ne ho già fatto uno, ma era più che altro un vlogmas dove realizzavo l'albero di Natale, quindi era comunque sempre molto statico e poi era incentrato principalmente solo sulla realizzazione dell'albero di Natale, mentre oggi andrò a portarvi direttamente con me per ben 2 giorni, perché passeremo il weekend insieme e farò appunto questo vlog dove vi farò vedere quello che faccio durante le mie giornate. Principalmente sarà incentrato nella giornata di sabato e nella giornata di domenica. Non so se questo vlog lo concluderò domenica sera o lunedì mattina. Spero che le riprese vi piacciano, ovviamente le sto facendo con il telefono e sto facendo un'immensa difficoltà nel guardare lì dove c'è la telecamera anziché qui frontalmente dove mi vedo, e poi soprattutto riprendere in orizzontale con il telefono non mi piace affatto, però insomma penso che sia soltanto una questione di abitudine. Ho deciso di fare questo vlog perché ultimamente ho notato che i vlog stanno andando tantissimo di moda e piacciono veramente tanto, tant'è che io stessa mi sono resa conto che guardo tantissimo i vlog perché mi piace proprio vedere la quotidianità, quello che le persone fanno. In più vedere i vlog comunque fa passare anche molto tempo in più rispetto ai video classici, perché indubbiamente un vlog dura di più dei 10-15 minuti del video make up. Sicuramente questo è un canale beauty, quindi andrò a fare tantissimi video make up, però secondo me ci sta ogni tanto spaziare e dare anche qualche contenuto in più. Infatti fatemi sapere se questi vlog vi piacciono, se ne vorreste altri giù nei commenti, e se vi va per supportarmi iscrivetevi al canale schiacciando il tastino iscriviti qua sotto. Scusate se tendo a stare sempre di qua e se insomma sono un pochino gonfia qui, ma per chi mi segue su Instagram saprà che martedì ho tolto i denti del giudizio a destra, mentre 2 settimane fa avevo tolto anche quelli di sinistra. Quando li ho tolti la prima volta ho avuto leggermente un pochino più fastidio, ma molto meno gonfiore, mentre stavolta ho avuto 0 dolore, 0 fastidio, infatti non ho preso neanche antidolorifici, però mi si è gonfiata molto di più la zona, probabilmente perché il dente sotto ha fatto un pochino più fatica ad uscire, però il dentista è stato super super bravo, ripresa ottima, però appunto il gonfiore è un po' normale, forse non ho tenuto abbastanza tempo il ghiaccio, quindi insomma in questi giorni si sta sgonfiando. Oggi è sabato però ancora un pochino gonfio, quindi mi vedo un mostro, però penso sia abbastanza normale quando uno toglie i denti, soprattutto perché io ne ho tolti 2 contemporaneamente, quando di solito se ne toglie uno alla volta. Alcune di voi su Instagram mi hanno chiesto infatti la mia esperienza riguardo togliere i denti del giudizio. Quando è finita l'anestesia ho preso un antidolorifico e poi ne ho preso un altro prima di andare a dormire, e il giorno dopo, prima di andare a dormire, per essere sicura di non svegliarmi durante la notte con i dolori, ne ho preso un altro, quindi in totale ne ho presi 3 ed ho preso quello più leggero che c'era, perché il medico mi aveva dato 3 tipologie in base appunto al dolore, quindi un po' fastidio, un dolorino, dolore pesante, e ho preso appunto quello della prima fascia, il più lieve, ne ho prese anche poche, quindi questo per farvi capire che togliendone 2 contemporaneamente, mettendo i punti sia sopra che sotto, ho avuto praticamente leggero fastidio. Dopodiché quando mi hanno estratto il dente, che poi io quando ho visto tutti quegli arnesi mi sono spaventata, quando veramente è una cavolata, vi fanno giusto l'anestesia con un piccolo aghetto e dopo credo che taglino la gengiva e facciano tipo pressione con, non so come si chiamano quegli arnesi, comunque fanno pressione, poi sentite tuc, che io quando ho sentito quello ho detto oddio mi ha spaccato tutti i denti, invece no, è normalissimo, e poi toglie il dente con le pinze. E mi ha messo i punti appunto sia sopra che sotto, mentre di qua solo sotto, perché sopra ci ha messo veramente un attimo, cioè ha fatto tutto. Quindi quello poi, anche quello è molto soggettivo, dopo una settimana andate da lui e vi toglie i punti tranquillamente. Ovviamente togliere i punti non fa male, o comunque a me non ha fatto male, quindi la mia esperienza è stata molto positiva. Io ero super spaventata perché comunque io sono una di quelle persone che non ha mai fatto operazioni, non mi sono mai rotta niente, quindi non so neanche che significa, che ne so, stare con un braccio ingessato, niente del genere, quindi praticamente questa era la cosa più invasiva che ho mai fatto nella mia vita, quindi ero super spaventata, invece è stata super tranquilla. Se l'avessi saputo li avrei tolti tutti e 4 contemporaneamente, ma ovviamente non si fa, anzi se ne toglie uno alla volta, al massimo 2, e poi dovete aspettare un po'. Io li ho voluti fare a distanza di 2 settimane per togliermi il pensiero, perché almeno così poi ho reagito super bene, quindi
non ho avuto assolutamente nessun problema, in modo tale che adesso guariscono le gengive e vado a fare la nuova mascherina per la notte, perché è super importante mantenere i denti saldi anche quando si è grandi. Io da piccolina ho portato l'apparecchio, però i denti comunque con la crescita tendono sempre a muoversi, come il naso e le orecchie che crescono sempre, anche i denti si muovono ed è super importante, altrimenti questi dentini qua si spostano e tutto il lavoro che avete fatto da piccoli, tutti i soldi che avete speso risultano inutili. Poi dovete fare il percorso con le mascherine Invisalign, è tutto un casino, quindi preferisco farmi questa mascherina qua. Io volevo parlare un po' dei capelli, perché come vedete io sono tipo mezza castana mezza bionda, perché un anno fa, a novembre 2019, mamma mia, mi sono fatta tutta bionda e ovviamente questi capelli non me li sono goduti per niente, perché praticamente abbiamo vissuto pochissimo, dopodiché siamo stati praticamente tutto l'anno a casa tra una cosa e l'altra, quindi non me li sono goduti per niente, ma neanche voglio rifarli, perché comunque passare da questo castano qua ad un biondo è difficile, perché ovviamente bisogna fare tantissime decolorazioni. Io avevo fatto la prima e non erano venuti tutti biondi, ne ho fatta un'altra a distanza di tipo 2-3 giorni e appunto è uscito fuori questo colore qua, che è un biondo molto dorato, e se vedete in alcuni punti ci sono anche dei capelli ancora castani, quindi ne sarebbe servita una terza per farli tutti biondi e poi ne sarebbero servite tante altre per fare il biondo che piaceva a me, che era un biondo molto più freddo, ma molto più freddo, quasi tendente al bianco, quindi per farvi capire avrei buttato i capelli, quindi ho deciso di fermarmi alla seconda decolorazione dopo appunto qualche giorno, che neanche si dovrebbe fare perché dovrebbe passare del tempo. Mi sono caduti tantissimi capelli, io per fortuna ne ho tanti, ma me ne sono caduti veramente tanti 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 tanti, quindi se vi fate bionde da castane così, mi raccomando, pensateci bene e sappiate che servono tanti soldini per farvi bionde, perché comunque è una spesa iniziale e poi anche mantenerlo, perché ovviamente dovreste andare almeno una volta al mese a fare il bagno di colore, dovreste fare tantissimo l'antigiallo, insomma è molto difficile mantenere il capello biondo, soprattutto un biondo freddo come volevo fare io. Perciò vabbè, mi sono tenuta questi. Ora però sono cresciuti, ancora li tengo perché da che ero tutta bionda adesso praticamente è diventato uno chatouche. Quando scenderà ancora di più il biondo probabilmente farò una tinta del mio colore per toglierlo del tutto, perché ovviamente è bruttissimo se poi sono tutta castana e ho tipo questa parte sotto soltanto bionda, mentre così ancora sta bene perché ora ho la coda, non si vede, però quando ho i capelli sciolti sembra che ho lo chatouche. Tutto questo per dirvi che adesso i miei capelli hanno raggiunto la lunghezza ideale, perché quando ovviamente mi sono fatta bionda ho tagliato tantissimo i capelli e inizialmente il taglio era pazzesco, poi però quando crescono, che non sono più di quel corto che tu dici che belli, diventano di un corto che dici sono troppo corti, voglio di nuovo i miei capelli lunghi. Finalmente ho i miei capelli lunghi, anche se dovrei comunque andarli a spuntare per le doppie punte, e sono appunto per la lunghezza, per fare quella cosa così, cioè i capelli quando ho la coda così, tipo la coda che fa sempre Kim Kardashian. Ci riuscirò? Vedremo, magari poi vi faccio vedere in un vlog o delle storie di Instagram se riesco a farli. Credo che si faccia fonando i capelli comunque verso l'interno e piastrando verso l'interno, coda alta e un botto di lacca. Però non capisco loro come fanno ad avere i capelli perfetti, perché vedete io per esempio ho tantissimi capellini che vanno qua e là, anche qui, cioè loro invece è proprio zero, qualsiasi pettinatura fanno, anche liscio. C'è chi ma addirittura riesce a fare il capello liscio classico con la riga in mezzo e qui non ha neanche mezzo capello che gli esce fuori, com'è possibile? Cioè io non lo so, quelle donne che prodotti che utilizzano, veramente i soldi rendono perfetto qualsiasi cosa, veramente. Comunque niente, magari se faccio questi capelli vi faccio vedere. L'altro giorno comunque sono andata da Apple per vedere il perché a volte il puntatore del Mac mi si impalla. Cioè io magari vado per muovere il puntatore sulla tastiera, no? Sul cosettino, quello che muove il puntatore, e mi si blocca, anche se schiaccio e muovo si blocca. A volte si sblocca subito, a volte invece rimane impallato,
tant'è che devo tipo spegnere il computer. E quindi sono andata da Apple per chiedere, insomma, l'ha detto perché facesse questa cosa. Lei mi ha detto prova a fare l'aggiornamento perché magari, mi ha spiegato tipo che, insomma, l'aggiornamento non riconosce più il puntatore, ha bisogno di un rinnovo in sostanza. Quindi ho detto ok, andiamo a scaricare l'aggiornamento. Io gli aggiornamenti non li scarico mai perché mi urta il fatto che ci mettono una vita. E infatti voi non potete capire questo aggiornamento, che credo sia Catalina 10.15, non lo so, io e la tecnologia proprio siamo due cose separate. Quindi ho detto vabbè dai, mettiamola a scaricare. Raga, 12 giga per scaricare questo. L'ho messo a scaricare, mi diceva 2 giorni di tempo per scaricarlo. Dopo che l'ho scaricato, ci ha messo veramente tantissimo, non 2 giorni, però ci ha messo tante ore. Si è riavviato il computer e adesso sta facendo altri 2 aggiornamenti da 1,25, 2 giga l'uno. Questo è il terzo appunto che sta facendo, vediamo se poi si aggiorna o me ne farà un altro ancora. E la cosa che mi viene in mente è, ma questi giga sono secondo voi giga del computer o giga di internet? Perché giga di internet va bene, ma se sono i giga del computer, praticamente questo aggiornamento software mi sta impallando completamente il Mac, cioè mi riempirà tantissimo lo spazio. Poi scusate l'ignoranza, ma io veramente non ci capisco niente, ma questi giga saranno internet o il computer? Secondo me il computer. Vabbè, vedremo. No, vabbè, cioè raga, mi sta prendendo in giro. Ha ricominciato. Cioè, quello da 12 giga l'ha già fatto ieri, solo che oggi 16 ore. Ma perché? Secondo me perde la connessione. Cioè, la connessione evidentemente non va benissimo e quindi non riesce a scaricarlo e ha ricominciato. Perché sennò, cioè, non si spiega. 2 giorni per scaricare un cavolo di iOS, Mac OS, come si chiama? Big Sur. Ah, no, vabbè. Io vi giuro che, cioè, no, non ho parole. Cioè, dopo che ho speso praticamente 2 giorni per sto coso, non entra, perché ovviamente occupa troppo spazio. E quindi qui si conferma quello che ho detto prima, che appunto lo spazio va nel Mac. E quindi se non hai abbastanza spazio, sei Emily. Alleluia, alleluia, finalmente si è aggiornato. Ci ha messo una vita e in più sappiate che se dovete aggiornare il vostro Mac a questo Mac OS Big Sur 11.1 vi servirà tantissimo spazio. Comunque vediamo un po' che cambia. Vedo già che... ma quante cose ha aperto? Perché tutte queste cose? Comunque tipo qui è cambiato perché c'è più spazio tra le varie iconcine. Iconcine? Vabbè, tra le varie icone. E sono più tondeggianti. Non lo so, sono più... pure qua non era così. Forse sono più distaccate. Mi sa che ci sono più opzioni. Pure qua è tutto tondeggiante. Prima era molto più rettangolare. E per ora penso che questi siano i cambiamenti maggiori. Altra cosa nuova che ho notato è qui sotto. Questo, che prima non era così, ma era tipo grigio, cioè il pallino questo era grigio ed era bruttissimo, mentre ora è tutto colorato, sembra tipo un cosino dei giochi, molto carino. E qua sopra, qui esce fuori questa cosa che è molto bella, cioè anche non disturbare, che io non so se sono incapace io, ma non mi sembrava che ci fosse prima, quindi top, ce l'abbiamo fatta. Ora penso proprio che mi metterò a editare un pochino questo video, così mi porto avanti. Di mangiare, mentre guardiamo il Grande Fratello vi faccio vedere quello che mangeremo stasera, ovvero gli gnocchetti fatti in casa. Allora, questi qui sono già stati preparati, ovviamente non li ho fatti io ma li ha fatti il mio fidanzato, ed ecco qui gli gnocchi. Magari dopo, quando li tiriamo fuori dal frigo, ve li faccio vedere meglio. Sono
tantissimi. Questi sono gli gnocchi fatti soltanto con la farina, quindi acqua calda, farina e sale. Noi non li facciamo con le patate. E poi qui c'è il ragù, che anche questo è già pronto. E anche questo vedrete dopo, meglio e scaldato. Quindi stasera gnocchetti fatti in casa al ragù. Ho tolto i panni dalla lavatrice, ora devo piegarli e questa è la parte che odio di più, quando li devo piegare e poi dopo li devo mettere a posto. Piegare tutto, ora metto tutto quanto a posto. Ora facciamo un po' di skincare insieme. Scusate se la ripresa è così un po' tipo non messa proprio dritta, ma il telefono lo devo mettere per forza così, perché mi devo comprare quei tipo quadrettini in silicone da attaccare allo specchio in modo tale che posso mettere il telefono attaccato allo specchio e posso stare almeno in piedi e stare tranquilla. Comunque per oggi ci arrangiamo così, lo devo prendere su Amazon e vado a struccarmi. Utilizzo questa acqua micellare qua, che è L'Oreal Paris per pelli sensibili da normali a secche, per struccare gli occhi. E lo metto in due dischetti e poi li poggio per un po' di secondi sopra gli occhi e poi vado a fare dei massaggi leggeri, soprattutto in questo verso, quindi dall'alto verso il basso, per struccare bene le ciglia. Poi dopo aver fatto questo, di solito faccio questo movimento qui per andare a pulire bene anche le ciglia interne e poi pulisco le ciglia inferiori e con la parte dietro strucco le sopracciglia oppure anche le labbra, se magari ho il rossetto, in questo caso non ce l'ho più perché ovviamente ho mangiato. Per struccare invece il resto del viso vado con quest'olio qui, che è l'olio di Make Up Revolution, si chiama Stressed Cleansing Oil ed è un olio calmante, quindi ottimo per chi ha la pelle secca, per chi ha la pelle sensibile. E è super super valido, essendo un olio ovviamente non è adatto a chi ha la pelle mista o grassa, più che altro a chi ha la pelle grassa, già che ce l'ha mista potrebbe comunque usarlo, mentre per me con la pelle secca devo dire che mi svolta veramente la vita, perché ovviamente strucca ma allo stesso tempo lascia anche l'idratazione al viso, visto che si tratta appunto di un olio e non di una mousse che tende invece a seccare molto di più la pelle quando ci strucchiamo e a togliere appunto il sebo in eccesso, che nel caso mio invece che ho la pelle secca non c'è proprio il sebo. Quindi lo massaggio per bene e poi lo rimuovo
con un panno in microfibra di cotone, questo qui, che sciacquo sotto l'acqua e utilizzo per togliere l'olio. Questi qui li ho presi su Amazon, ce l'ha anche Primark, che tra l'altro ha aperto a Roma, infatti penso che domani vi faccio vedere la busta che vi ho fatto vedere su Instagram, quello che ho preso appunto da Primark, che sono andata qualche giorno fa, e vi faccio vedere quello che ho preso. Sono super contenta che abbia aperto Primark a Roma finalmente, visto che c'è a Milano, c'è a Firenze, ma a Roma ancora non c'era. E in più sono contenta perché ogni volta, cioè, ovviamente uno non è che può andare in un'altra città se gli serve qualcosa di Primark, oppure non può andare tipo a Londra o a New York. Io sono andata da Primark la prima volta quando sono andata a Londra e ovviamente non conoscevo questo negozio, sono rimasta completamente sconvolta dalla grandezza e dall'immensità di cose che aveva. Cioè, veramente erano tipo 4 piani ed era un Primark normalissimo, cioè non è che era uno dei più grandi. E tipo mi ricordo che c'era un piano soltanto intimo donna e tipo beauty, mentre in questo qui di Roma è molto piccolo perché ha solo 2 piani e nel primo piano c'è uomo e bambino, mentre nel piano terra c'è donna. Quindi c'è praticamente tutto l'abbigliamento, le scarpe, le borse, gli accessori, i trucchi. Infatti io ero super contenta che aprisse proprio per andare a vedere la sezione make-up, perché tipo Primark vende tantissime ciglia finte di Sosu, che sono una marca molto valida, ma aveva veramente poche cose. In più c'era un botto di gente, veramente tanta. Considerate che questo centro commerciale nuovo che è aperto adesso a Roma, in zona Laurentina, centro commerciale Massimo si chiama, perché è romano sicuramente l'avrà sentito, e ha aperto e c'è Primark appunto, ed è pure abbastanza grande come centro commerciale. Per chi l'ha visto, per farvi capire quanta fila c'era, tutto il piano era la fila, quindi voi praticamente eravate gli ultimi e vedevate da lontanissimo la scritta Primark, e questa, per farvi capire, era la fila quando sono andata io. Però c'è da dire che in 5 minuti sono entrata, perché c'erano tipo forse 30-40 guardie a far entrare tutte le persone con il distanziamento, c'erano tutti i separatori, c'erano le ragazze che appena entravi ti davano la shopper praticamente per mettere tutte le cose dentro a tutti, perché ovviamente si sa che quando entri da Primark è praticamente impossibile uscirci senza buste. Io ho comprato poche cose perché ero partita principalmente che dovevo prendere accessori, quindi beauty, queste cose qua, non abbigliamento, perché abbigliamento comunque sapete che è molto basic Primark e devi andarci con calma, devi saper scegliere, perché altrimenti rischi di prendere cose un po' troppo, così spendi soldi magari per cose inutili. Quindi ero partita che volevo prendere soltanto gli accessori. Nel frattempo ho applicato il tonico, questo qui, acqua alle rose, e ho preso pochissime cose perché ha pochissime cose. Infatti rispetto a quelli di Londra, appunto, questo Primark è molto più spoglio. E per esempio cercavo questi asciugamanetti qua in microfibra, super famosi di Primark, che non c'erano e neanche li porteranno, quindi proprio non ci sono. Cercavo anche un'altra cosa, gli organizer per i cassetti, quelli lì in acrilico, che so che li hanno di varie dimensioni, che non costano tanto, visto che quelli sono praticamente introvabili nei vari negozi. In più, se li trovi, costano tipo l'ira di Dio, e quindi insomma li volevo prendere da Primark, non ci sono, e anche quelli non li porteranno. Tipo la sezione casa è super piccola, cioè insomma è stato un po' un flop. Bello che ci sia, perché è sempre importante che c'è, però insomma potevano farlo un po' più grande. Forse a Roma ne apriranno un altro, e non so quando, e non sono sicura se in questo centro commerciale, come dicono i rumors. Io spero di sì, perché sarebbe fantastico averne un altro, anche per averlo in due zone diverse di Roma, perché comunque capisco che per chi è romano e non vive in quelle zone, insomma, l'Eur non è proprio vicinissimo.
Adesso sto applicando un siero, sempre di Make Up Revolution. Questo qui è il CBD Super Serum, che è praticamente il siero con la cannabis sativa. E questo mi piace veramente tantissimo perché nutre da morire la pelle, veramente ve la idrata tantissimo. Considerate che questo, insieme alla crema idratante per la notte che vi avevo già fatto vedere, che è questa qui, sempre di Make Up Revolution, che è l'Hydration Boost Night, vi giuro che la mattina dopo vi svegliate con una pelle favolosa, veramente veramente bella, super impolpata, super idratata. E vi giuro che questa skincare ultimamente mi ha migliorato un po' la pelle, perché appunto io avevo fino a qualche anno fa la pelle molto 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 secca. Invece con questa skincare serale e con una particolare idratazione durante la giornata sotto il make up, comincio a non avere più quei problemi fortissimi di secchezza tipo in questa zona, perché comunque anche pre-make up cerco di mettere sempre una crema super idratante, super nutriente, metto un siero idratante, metto primer idratante, fondotinta idratante, cerco di evitare la cipria, o comunque uso sempre quella di Nabla che ve ne ho parlato in qualche video YouTube, che è leggera e non mi secca per niente il viso. Quindi insomma tutte queste piccole accortezze mi stanno cambiando un po' il viso. Ora sto mettendo il contorno occhi, sempre di Make Up Revolution. Questa qua è la boccettina viola, che è quello tonificante. Sinceramente il contorno occhi non noto grandi cambiamenti, però penso che comunque ho un contorno occhi abbastanza normale. In più sono giovane, quindi non ho rughe o cose del genere. Quindi per il momento non cerco neanche chissà che miracolo, insomma, in un contorno occhi. Mentre per quanto riguarda l'idratazione, sì, perché la pelle invece quella è fondamentale, e questa crema è meravigliosa che ho qui. Una cosa che mi sta facendo male, una plastica rigida, non so perché. Poi quando la stendete è proprio soddisfacente, perché è super corposa, quindi la sentite qua sul viso che proprio penetra in profondità e vi idrata da morire. Ok, comunque la skincare serale mi rilassa tantissimo a me, cioè non so a voi, ma io non capisco come fa la gente a non struccarsi la sera, cioè è veramente una cosa super rilassante. Se la vedi come oddio devo perdere tipo un quarto d'ora o sonno per struccarmi, ovviamente la vedi in maniera pesante, però se la vedi come un momento in cui ti siedi, ti rilassi, è veramente bello, soprattutto quando fai le maschere. Poi ecco, oggi mi sono soltanto struccata, quindi non è che abbia fatto chissà che, però in generale almeno avete un po' preparato la pelle per la rigenerazione notturna. E direi che non vado a mettere nulla sulle labbra, perché non so se devo mangiare altro, e poi ci rivediamo dopo che mi lavo i denti e devo fare anche gli sciacqui per le gengive, per il fatto che ho tolto i denti del giudizio con un colluttorio apposta. Allora, eccomi tornata e adesso mi vado a lavare i denti e utilizzo questo spazzolino qua, che è super soft, perché col fatto dei denti del giudizio, ovviamente avendo i punti, devo utilizzare uno spazzolino super morbido nella parte appunto dietro per essere super delicata. E dopo aver utilizzato appunto lo spazzolino, vado a mettere anche questo colluttorio qua. La marca è questa qui, che non credo che sia specifico per questa cosa, penso che sia un semplice colluttorio, ma è pazzesco perché non so voi, ma io ho sempre utilizzato nella mia vita i colluttori, quelli classici da supermercato, tipo come si chiamava quello lì famoso che inizia con la L. Vabbè, comunque quello è lì super famoso, e cioè quando lo mettevate in bocca sembrava acido per quanto bruciava, perché penso che ci sia un botto di alcol lì dentro, mentre questi qui sono proprio senza alcol, sta scritto proprio qua senza alcol. E finalmente ho scoperto che quelle cose non è che
bruciano perché c'è chissà che infezione o arrossamento alla gengiva, ma semplicemente perché c'è robaccia dentro, quindi top, ed ha anche un buon sapore. E non so se sia una cosa sempre dovuta ai denti oppure in teoria dovremmo sempre farlo, ma mi ha detto il dentista di utilizzare il colluttorio 30 minuti dopo aver lavato i denti. Io di solito lo passavo sempre subito dopo aver lavato i denti. Ok, quindi tra 30 minuti vado ad applicare uno scoop di questo colluttorio qua e poi lo lascio in bocca per 30 minuti e vado a nanna. E niente, noi ci vediamo domani, tanto questo vlog lo continuerò anche domani. Buonanotte!